Uè, Besughi! Aspetta che mi rimpicciolisco perché non voglio privarvi di questo spettacolo. È un fanmade di FNAF, no? Sarebbe interessante. Cari amici, oggi non sono qui per presentarvi uno show. Ho ricevuto una lettera anonima, una lettera che parla di oscuri segreti nascosti sotto il nostro amato studio di Striscia la Notizia. Sì. Mi è stato detto che nei sotterranei si compiono rituali satanici, con bambini innocenti come vittime. Non potevo ignorare una cosa del genere, così ho deciso di andare a controllare personalmente. Ma la povera Michelle Hunziker che è finita in un gioco horror. Sapevo che una volta noi siamo Jerry non ci sarebbe stato ritorno. Siamo noi. Ma la verità deve essere scoperta. Nessun bambino deve soffrire per oscuri riti. Non sapevo cosa aspettarmi, ma ero determinato a trovare la verità. Notare la tensione con cui Jerry sta dicendo queste cose. Ogni passo mi avvicinava a un mondo che speravo fosse solo un brutto sogno. Uè, allora. Vai, Jerry, siamo con te. Quindi il protagonista è Jerry Scotti, che vuole sventare i piani di Striscia la Notizia. Ho paura di non essere da solo. Ho paura di non essere da solo? Aspetta un attimo. Prima di iniziare ho una cosettina da dirvi. Cari boccaloni, oggi ho in serbo per voi un video diverso dal solito. La nuovissima rubrica Le avventure del Mangia Movie. Degli sfiziosissimi recap con i momenti migliori dei videogiochi che abbiamo sconfitto. Relativi alle live che facciamo su Twitch. Voi le seguite le live, vero? Se già seguite il canale ed eccezionalmente non potete seguire la live, abbiamo deciso di aprire un secondo canale. Si chiama Mangia Movie Live ed è dedicato al recupero di tutte le live che abbiamo fatto. Infine vi informo che abbiamo in programma una succosissima live speciale per la serata di Halloween, giovedì 31 ottobre. Ci vediamo a partire dalle 20:30 sul canale Viola. Vi consiglio caldamente di scaricarvi Dead by Daylight, perché ho una voglia matta di darvi la caccia fino a notte fonda. Molto bene, e adesso godetevi il video. Le avventure del Mangia Movie su... Gabibbo Massacre. Sì, ma poi la tensione con cui diceva le cose. Dobbiamo andare nei sotterranei perché sento che c'è una cosa da scoprire. Attenzione, ho paura di non essere solo. È proprio tensione. Dobbiamo trovare tre vecchie chiavi, no? Non ci viene spiegato una mazza. Se devo scommettere un dollaro, il colpevole è Zio Greggio. No, il colpevole è il Gabibbo, se, scusa. Oh! Cos'è sta musica? Ma io non posso fare niente, posso solo muovermi. Ma scusami, qua cosa abbia... Ah, il poster di The Boys, non ci posso credere. Ma cosa c'entra? Perché patriota mi metti qua? Ma che cazzo c'è? Sei un puttana! Vaffanculo! Si finisce nel forno! Ma che cos'è? Ma com'è Game Over? Questa musichetta di Final Fantasy, ragazzi. Allora, per me è GOTY 2024. Guarda, che spavento, pensavo fosse lui. E invece un post, 3 mega avventure nel mondo dei besughi. Belandi, che storie! Ai ai ai, qua c'è del sangue. Si può saltare fino a qua? Mazza, ma quanto cavolo salta Jerry? Si è messo in forma Jerry, eh? Jerry può fare quello che vuole. Sapete cosa si dice quando Jerry ha la febbre e la mamma lo cura? Cosa gli dice? Jerry, Scotti! Vabbè. Oh! Attenzione, abbiamo trovato una chiave. Va bene, una l'abbiamo trovata. Però possiamo scappare dal Gabibbo. Mamma che ansia quando vedo sto silenzio. Qui... No, mi ha visto. Ah, fanculo, mamma mia. Ah, ma che cazzo. Ma io come faccio a sapere? Cioè, capito che non lo vedo neanche il Gabibbo arrivare. Cioè, semplicemente mi compare alle spalle. Quindi lo scopo è ricordarsi a memoria dove sono le chiavi e prenderle prima che il Gabibbo ti sodomizzi. Le papere! Non è a tempo perché prima è arrivato subito. La musica sta incalzando però. No, vedi, arriva. Sto scappando. Guardalo lì! Vado giù! Ah, vado giù! No! Ma porca miseria! Allora, andiamo diretti sulla prima. Non è a tempo, perché la prima volta l'abbiamo trovato subito. Sì, lui è al piano di sopra, a quanto pare. Lui è al piano di sopra, ma ci dobbiamo andare. Ma la chiave non c'è più, attenzione! No, la chiave non c'è! No, basta, se si spostano anche le chiavi, si è buggato, ma... Corri. Ma come cazzo faccio a correre? Non posso correre. Ma mi raggiunge, lui va più veloce di me. Allora, facciamo così. Vaffan...
tu, barca! Belandi, che storie! Magari i posti, gli spawn delle chiavi sono fissi e ogni volta sta da una parte, no, infatti, vedi? Vuol dire che magari sono due o tre i punti. Sì, sì, eh. No, vedi che si è interrotta la musica perché mi sono... Mi butto! Ma mi raggiunge! Sicuro che mi raggiunge! Allora, sono riuscito a scappare. Si è interrotto. Sono riuscito a scappare. Allora, comincio a vedere che la mappa... Dov'è? Bestia, è qua! No, mi prende! Eccolo. Ma guarda come va piano! Com'è possibile che mi prenda? Cos'è successo? Let's go! Ho toccato il poster di... Solo un uomo può salvarci dal gabibbo? Ho toccato il poster di Patriota! Aspetta! No, vabbè! Ma cosa sta succedendo? È un plot twist! Che razza di animale sei? Ma cosa è successo? Ti piace attaccare quelli della tua razza? Veramente, diglielo! State al riparo! Corri, maiala! Baffa! Aia. Quindi abbiamo finito? Ragazzi, abbiamo finito Gabibbo Massacre. Si conferma miglior gioco del 2024. Questo è il miglior gioco. Ragazzi, ma che probabilità c'erano che noi l'avremmo finito così a caso? Bellissimo. Beh, però aspetta, ci sarà un altro finale di sicuro, eh? Quindi non si vince per forza prendendo tutte le chiavi. Un finale è andare nel poster di Patriota. Jerry Scotti Official, grande! Ma sei veramente tu? Fantastico. Ah, ci sta piacendo un sacco. Quanti finali ci sono? Così non ce ne perdiamo. Allora, no, ma mi ha già trovato, aspetta, stavamo parlando. Fischia, vabbè. Sono sei finali, ok. Quindi un finale sarà quando recuperi tutte e tre le chiavi. Dai, vieni. Andiamo su. Ci sale ancora. Dai, il gabibbo è lì. Aspetta. Sta salendo. Ma quanto si sale ancora? Ah, mi è entrato il poster di Deadpool, attenzione. Solo un uomo può salvarci dal gabibbo. No, non erano, sono due, quindi. Deadpool e Wolverine. Vada via il culo. Ok, quindi questo è il secondo finale, va bene. Andiamo avanti. Io andrei direttamente su a vedere se troviamo altri poster. Andiamo su all'ultimo piano, fin dove si può salire. Eccolo! No, arriva! Ah, qua c'è qualcosa! Exit! Servono le tre chiavi, mi sa. Vai avanti! Ah! Arriva! Buttati! Ah no, non può passare! Aspetta, si è buggato! Attenzione! Abbiamo il scacco, Gabibbo! Però adesso lui si è buggato all'ultimo piano, quindi possiamo farci uno per uno tutti i piani con calma. Adesso appena sale il gabibbo gli giriamo dietro. Oppala. Ecco. Stupido gabibbo. Attenzione, abbiamo trovato un bel poster. Un poster molto interessante. Attenzione. Solo un uomo può salvarci dal gabibbo. Ed è il terzo ormai. Ma non si può far vedere su YouTube. Ma è fantastico. Ah, però non è il vero Papa Francesco, dai. Ma questa è Taylor Swift, eh? Non l'ho fatto io. Quindi, tre poster visti. La cosa difficile sarà trovare le chiavi. Oh, attenzione. C'è una chiave, abbiamo preso una chiave. Quindi, se la seconda è qua e la prima magari la troviamo qua, siamo già a due punti di spawn delle chiavi. Questo piano qua. C'era Deadpool. Oh, attenzione, cosa c'è qua? Il tapiro d'oro, chiave. Attenzione! Lo prendiamo il tapiro d'oro. Ma cosa fa? Spara? Attenzione, dobbiamo tornare indietro perché questa è una trappola, eh. A chi lo dobbiamo dare il tapiro? Via, su. No, gli sono caduto addosso. Ma no. Porca miseria. Beh, però adesso l'abbiamo trovato. Dobbiamo prendere il tapiro. Ma lui non può entrare qua, immagino, no?
Feschia, può entrare. Ok, l'abbiamo gabbato, ci metterà un bel po' a uscire da questo canale, quindi c'è il Papa. Ah, via 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 via. Mamma, che pelo! Le chiavi, le chiavi, le chiavi, le chiavi. Chiave. Una chiave ce l'abbiamo. Forse a sinistra ho visto qualcosa. Eccola. Chiave 2. Arriva il Gabibbo, attento. Dai che ne manca una. Chiave 3. Andiamo su. Dai, 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 dai. Oppala! E là, e la chiave l'abbiamo presa. Sarai anche riuscito a scappare. Ma ho ancora il tapiro. Ah, Dio tornerà. Devo scappare Dio col tornerà. Tapiro. E morirete tutti quanti. Ma che voce ha qui? Mamma mia, ma che paura sto Gabibbo qua. Ok, quindi dobbiamo scappare con il tapiro. Quindi troviamo le tre chiavi. Dai, adesso che abbiamo capito è facile. Allora io vado subito qua perché se c'è ce la gabbiamo subito una chiave. Ah, qua ce n'è una. Ce la gabibbiamo. Vedi che c'è quel riflesso. Vai avanti, dritto, dritto, dritto. Ok. Eccola. Chiave 2 presa. Manca okay. La terza chiave, dai. Sarà qua? Eccola. Sì, qua. Tapiro. Tapiro. Dai, 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 tapiro. È il momento della corsa finale. Ah! Attento che là. Dai, 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 corri, 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 corri. Non fermarti. Vai, eccolo, Johnny. Eccolo. Oh, yes! Gliel'abbiamo scambocchiata. Jerry, il Gabibbo ci ha fatto del male. Ci sono i bambini? Gary, il Gabibbo ci ha fatto del male. La Mediaset non è come sembra. Sembri Frank Matano quando faceva gli scherzi telefonici. Mamma, è un antico culto che venera una stupida papera. Prendi quest'arma e vendicaci. Uccidi il Gabibbo e distruggi il tapiro. Così il dio paperissima non verrà mai evocato. Oh, 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 attenzione, attenzione. Devo uccidere il Gabibbo? Questo è uno dei motivi per cui non si invade il Vietnam. Mi mangio il cavetto, un bel sapore. Di quella tu sapete con i maschi. Ma cosa dice? Messi a parlare, bambini rincoglioniti. Ma che cazzo state facendo? Io sto parlando qua. Vaffanculo. Ogni volta che dice vaffanculo dire che l'ho preso. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Vai, vai, oh. Attenzione, dobbiamo guardare tutti i crediti perché questo è il finale segreto. Maledetto, maledetto, maledetto. Jerry Scotti. È diventato slavo. Non puoi sconfiggermi. Non puoi. Oh mamma, che spavento. Ah, sono i bambini che l'hanno divorato? Oh, Cristo. E Jerry? Credo di avere abbastanza prove per fermare la Mediaset. Che prove per fermare la Mediaset? Tutto questo non ha senso. No. Soprattutto tutti tu. Questi rituali. Rituali. Cose sataniche. Cose sataniche. Io, il Gabibbo, pensavo fosse un c***o di pupazzo, non un assassino demoniaco. Porca troia. Porca troia. Father, mother. Va a finire tutta. I bambini non dovranno più soffrire. E la Mediaset la pagherà. Ma che lingua la pagherà cara. La pagherà. Sembra, quando mi guardo intorno vedo i bambini poveri. Che non è facile per loro. Pitti cash. La pagherà cara. Aspetta, ma c'è un finale segreto? Dobbiamo guardare tutti i titoli? Aspettiamo diligentemente, perché comunque Jerry Scotti Official, complimenti, perché è veramente divertente. Tutti i riferimenti alla Mediaset sono completamente casuali. Good ending, Gabibbo is dead. Jerry Scotti scomparso. Vuol dire che non si è salvato. No, li abbiamo fatti tutti. Ci possiamo ritenere soddisfatti. Li abbiamo fatti tutti. Guarda tutto il menu. Ah, quindi un finale è nel menu. Devi guardare tutto il menu iniziale. Forse i filmati. E vediamo un po'. Cos'è questa? Attenzione, attenzione. E che dobbiamo fare? 8195. È un video privato, ma lo possiamo far vedere? Quindi siamo i primi official. Via. 24 luglio 2019. Se state guardando questo, ho trovato il coraggio di parlare. Sono Marco, un ex lavoratore della Mediaset, e devo rivelarvi la verità.
L'antico ordine è un culto che è nato secoli fa. Il loro obiettivo è evocare un dio oscuro e per farlo compiono rituali satanici, sacrificando bambini in segreto. Il Gabibbo non è solo una mascotte. Era Jacob Ravenwood, un uomo che ha cercato di evocare il dio, ma qualcosa è andato storto. Ora è diventato un demone, legato al costume e al culto per sempre. La Mediaset non è solo un'azienda di intrattenimento, è la facciata dell'antico ordine che usa la televisione per indottrinare le persone. Ogni programma è un modo per nascondere la loro vera natura e i loro piani malvagi. E questo, bambini, è uno dei motivi per cui non bisogna invadere il Vietnam. Piano trovato. Devo andarmene da qui. No! Non può essere! Dio tornerà. Secret ending, la verità non verrà mai a galla. Ending 6 di 7. Oh no, mamma mia, che spavento! Mamma mia, stanotte me le sogno queste cose, eh. Allora, ragazzi, bellissimo. Io voglio un film horror sul Gabibbo. Fatemelo subito. E anche il temibile Gabibbo è stato sconfitto. Non pensavo che avrei mai detto questa frase. Comunque, se vi è piaciuta questa rubrica, fatemelo sapere lasciando un bel like, commentando, iscrivendovi, accendendo la campanellina, abbonandovi, lasciando una bella mancia movie, andando a seguire anche le live e comprandovi una bella magliettozza. Come vedete, le vie per supportare il mancia movie sono infinite. Ora vi do appuntamento al prossimo episodio, dove non so che videogioco affronterò, ma so per certo che la sconfiggerò! Non possiamo distruggere!